Villa Reiman, l'esterno di Villa Reiman, siamo accanto alla balaustra mancante, la balaustra precipitata qualche tempo fa. Ci sono le associazioni, ci sono i movimenti questa mattina per parlare di ciò che si potrebbe fare, che si dovrebbe fare. Intanto in maniera ironica è stata piazzata una finta balaustra, un finto passamano fotografico al posto di quello vero. Ancora un sabato dello spreco, questa volta qui a Villa Reiman, dove a proposito di spreco si sta giocando su un'immagine ingrandita, una fotografia di una balaustra che non c'è. Sì, è un sabato dello spreco particolare perché non è solo Progetto Siracusa, anzitutto ci tengo a dirlo, ma è anche la partecipazione di altre associazioni. Chiaramente un sabato dello spreco che vuole indicare con precisione quali sono le promesse non mantenute dall'amministrazione su quello che dovrebbe essere un gioiello della cultura siracusana. Da tempo segnaliamo all'amministrazione comunale lo stato di degrado in cui si trova la villa, tant'è vero che abbiamo chiesto anche la nomina di un ispettore da parte dell'assessorato regionale ai beni culturali. Fa piacere che anche la società civile, dopo tante battaglie, si rende conto di questa situazione grave in cui si trova la villa, e al di là delle polemiche che io comunque trovo sterili, il risultato è importante che questa mattina una parte della città è scesa in piazza a rivendicare il diritto alla custodia e alla conservazione dei propri beni monumentali. Oggi siamo riuniti qui per manifestare la nostra indignazione e per ricordare ai nostri amministratori le promesse che hanno fatto. Avevano parlato di riportare la villa agli splendori di una volta, avevano parlato di rifare la scala più bella di prima. La verità vera è che in questo momento la villa è in pieno degrado. Abbiamo coinvolto una serie di associazioni che hanno visto in Villa Reiman un simbolo da difendere per l'onore della città, perché non può essere bistrattata in questo modo. Avete riconosciuto tante persone e Save Villa Reiman è grata a tutti dell'interesse che hanno mostrato. Oggi siamo qui con tanti altri movimenti di volontari richiamati da Save Villa Reiman per dare uno schiaffo morale all'amministrazione. Abbiamo ricostruito la parte mancante della balaustra che abbiamo provocatoriamente inaugurato stamattina, anche a costo di aver messo mano al portafoglio. Abbiamo uscito noi del movimento Nuova Siracusa 5 euro a testa, una cifra abbordabile. Il manufatto è quello, fa la sua figura, speriamo che l'amministrazione abbia il buon senso e il pudore di mettere a breve quella vera.